Bella a tutti ragazzi, sono Undercover Dog e benvenuti in questo nuovo video. Ed in questo video giocheremo a Power Wash Simulator. Eccolo qui ragazzi, gioco per Xbox. Ora sto giocando con l'Xbox Series S. Niente, è dentro al Game Pass, quindi chi ha il Game Pass se lo può scaricare. Per chi non sapesse appunto cos'è, un gioco dove si lavano i veicoli. Non so se solo veicoli o altre cose. Però c'è scritto svolge strani e meravigliosi lavori di pulizia. Quindi, lavoriamo. Ok, per ora penso che c'è da pulire un furgone. Quindi, dettagli. Ah, ok, finalmente un'asta. Ho trovato un furgone perfetto che rientra nel tuo budget. Quindi, cosa dovremmo fare? Dovremmo lavarlo, ragazzi. Appunto, se laviamo il cofano ci danno 2 dollari, se laviamo il paraurti ce ne danno 2, vabbè, fino ad arrivare a 50 in teoria. Messaggi, vabbè, questo è il furgone appunto in questione e direi di andare a lavare, quindi penso che inizia lavoro. Allora, ragazzi, io è la prima volta che l'ho scaricato, quindi scoprirò le cose insieme a voi. Ah, ok, prima di continuare facciamo così. Allora. E seleziona un gelo, seleziona sapone, ah ok perché okay. Salta, vabbè normale, seleziona prolunga, poi direzione in piedi, accovaggiati e distenditi, prendi posizione oggetto, mostra sporco, accendi spegni idropulitrice, modalità mira, corri, cammina, ruota ugello, aggiungi detergente, un giallo precedente, ruota attrezzatura. Comunque ci sarà tutta, ragazzi. Penso ci sia insomma, delle cose che ti dicono come fare. Quindi RT, scusate, ragazzi, non gioco mai. Ah, ok. Ah, così si lava? Figo. Così ti distendi. Ok, ti rialzi. Qua invece. Ah, ok. Eccolo qua. Abbigliamento, vabbè, noi. In uso, ok, già ce l'abbiamo a posto. E attrezzatura attuale, noi abbiamo questo, nessun detergente inserito. Ok. Ruota ugello. Ok, a posto. Cambio ugello, infatti ti dicono qua. Ah, eccoli qua. Allora abbiamo 15 qui, di gradi sarebbero. 25 qui, 40, che in teoria più gradi, più caldi sono. Più caldo è, più si pulisce in teoria, meglio. RS? What? Boh. Cambio posizione. Ah, ok, sì, RS è quello. Salta. Vabbè, normale. E la Madonna. Ma che salto fa? Vabbè. Ah, ok, lo sporco dov'è? E infatti ti segna solo dove è pulito, cioè non ti segna. Modalità mira. Ok. Però preferisco questa. Apri e chiudi tablet. Ah, ok. Ah, ok. Così ci può dire anche che cosa manca da pulire. Bene, bene. E basta, cos'è che c'è? Cambio detergente. Prendi posizione attrezzatura. Ah, ok. Ah, per tipo pulirlo in alto, tipo così, sali e pulisci anche il tetto. Bello, bello. Ok, possiamo iniziare, forse. Giusto? Ah, ok, perfetto, andiamo. Comunque, ragazzi, è veramente un bel gioco. Cioè, guardate, ti mostra proprio la pulizia. Molto bello. E infatti, mi hanno da già dato 1 dollaro perché in teoria ho pulito una parte. Ah, mos ci mostra lì lo sporco del. Ah, perfetto. Mostra sporco, ok. Perfetto. Dopo diventa ovviamente più scuro perché si asciugano. Come, insomma, come si. Cioè, è normale. Vediamo. Ah, ok. Quindi si apre il tablet e abbiamo già 2 dollari come guadagno. Lo stato, la percentuale, siamo ancora al 9. Quindi 9%. Ah, ok, ce lo dice anche là in alto. Perfetto. Bene, bene. Vediamo le luci. Ah, ok, questi sarebbero i soldi dei fari, ovviamente. E appunto, se adesso andiamo a completare la porta, in teoria ci dovrebbe dare 2 dollari per la porta, no? Per la pulizia della porta.
che abbiamo pulito. Quindi la porta in teoria si ferma qua. Andiamo un po' più giù anche. Qui ci danno i soldi. Così, così puliamo anche qua. Ok, cambiamo ugello. Aspetta, l'ugello si cambiava con... Ok. E proviamo 40, 40 gradi, vediamo. Ce l'ho già, perfetto, c'è il pugnale. Vabbè, dai. Questo sembra che abbia un raggio più grande. Però ovviamente l'acqua, ragazzi, non è proprio puntata puntata verso il furgone, ma è... Insomma, c'ha delle goccioline. Proviamo a cambiarlo a 25, quindi quello verde. E infatti questo, ragazzi, è più puntato. Puliamo qua la scritta. Ah, ma questo sarebbe il mio furgone, allora. Ah, ok. Quindi stiamo lavando il nostro furgone. E chi è che ci dà i soldi, scusa? Il furgone? Vabbè, non sto capendo, capiremo. Ok, prendiamoci i soldi intanto dei fari. Eccoli. Mamma mia, è ludro sto furgone, eh. Proprio... Sporco, sporco. Poi quando abbiamo finito, ragazzi, manca tipo una percentuale, tipo un 1%. Guardiamo dov'è lo sporco. Tanto ormai sappiamo e abbiamo scoperto i comandi. Per fortuna. Ragazzi, per pulire tipo le cose piccoline, ci prendiamo un altro ugello dopo. C'è un furgone di attacco fuori dalla casa dei miei vicini da incubo. Ok, quindi ci hanno dato una seconda missione teoricamente. Comunque, ragazzi, non penso di riuscire a fare tutto. Insomma, penso di in questo video di riuscire solo a pulire il furgone. Magari poi in altri episodi rifacciamo, Andiamo avanti. E davanti sì, ancora sporchetto, Ok, ora non più. Anche la griglia qui. La griglia è a posto? Insomma. Sai che c'è da cambiare ugello qua, eh? 15. Ecco, penso che questo sia un po' più adatto per la griglia. Ok. Pulito il ferro del cerchione qui. Il vetro? Ma cavolo, è tutto sporco lì. Pa, 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 pa. Andiamo sulla scaletta qui. Ci sono anche altre cose. C'è la bombola, la sedia, ma penso che non ci serva. Si può aprire qui? Boh. Oh, Madonna. Bello così. Più pulito. Aspetta, no, non uccidiamoci. Gradi. Ah, dopo dobbiamo dare il nome anche all'attività, mi dice. Ed è 82% pulito, ragazzi. È un gioco, ragazzi. Vabbè. È per imparare, però è figo. Ragazzi, dove non ce la facciamo nel tetto? Spostiamo la sedia. Sporco. Specchietti anche. Per davanti. Pulito. Noi ce lo spostiamo qui. Perfetto. Puliamo qua. Ora non vedo la webcam, ma spero che sia in un posto che non dia fastidio. Credo ci sia. Allora, ragazzi, io resterei un attimo sui 40 gradi perché il caldo dovrebbe pulire di più il furgone nostro. Quindi restiamo qui, qua c'è ancora un po'. Mamma mia, che sporco lì.
lo sfogo non è che va via subito, devi starci lì un po', eh. Devi fare, tipo starci lì. Però 94 sporco, eh. Ce l'abbiamo quasi lavato tutto. Una cosa non capisco. Se il vetro lì è sporco, in teoria è... Ma così tanto sporco ancora? La puliamo intanto qui. Anche dietro, lo specchietto. Specchietto perfetto. Vediamo lo specchietto. Ok, proprio non ci deve essere niente di aloni, roba varia. Io vorrei fare tanto il tetto, vediamo se ce l'abbiamo fatta. Ma una scala normale non ce l'abbiamo. Anche qui, ragazzi, sulla chiusura dobbiamo fare meglio. Ok, questo oggetto è un po' più potente. Facciamo così gli angoli, facciamo il perimetro, poi facciamo anche l'area, vediamo. Ok, qui. Lo sporco qui, dopo... Perfetto. Dopo abbiamo fatto, volevo dire. Ah, il cerchio... Cioè, non è il cerchione, è proprio la... La gomma. Che mi mancava, infatti, perché i cerchioni sono puliti. La porta penso che sia messa molto male, mamma mia. Apriamo il vetro come prima, ragazzi, facciamo uguale. Quindi facciamo prima tutto il perimetro, solo del vetro, dopo l'area. Eccolo qua. Anche qui un bel po', dobbiamo stare lì. Ok, porta riuscita, quindi è tutto pulito. Ah, cavolo, sta ruota. Dove è sporco? Dappertutto quasi. Siamo al 97, che questo 3% ragazzi sarà molto molto difficile perché dobbiamo proprio stare attenti a che sia pulito tutto. Io non so quanti minuti siano passati dalla live, dalla registrazione, che cosa c'entra la live. Andiamo qua. Che in mezzo qui. Dai, fai din, fai din. Easy. Ragazzi, io l'ho visto da vari youtuber sto gioco. Però non mi ricordavo mai. E l'ho trovato su TikTok. E allora ho detto, vabbè, lo scarico, faccio un video. Questo, ragazzi, penso sia il primo gameplay da Xbox. Dai, puliscimi la porta. Perfetto. Mamma mia, pulitissimo, ragazzi, guardate. Sbrilluccica anche. E facciamo questo qui. Che fastidio. Pulisci. Sta pulendo dentro la porta, vediamo. Sì. La faccia dell'inquinamento qua che non c'è acqua. Puliamo. Qua il parabrezza. Sapete cosa? Andiamo qua davanti. Ci sta? Si potevano mettere che si poteva ruotare anche il lo scalino qui. Ecco cos'era sto 2%. Tutta qua, tutta sta roba, infatti 99. Dovrebbe essere pulito anche il vetro tra poco, eh. Lì. Insistiamo. Eccolo qui. Vetro è a posto, un po' la carrozzeria ancora. Quindi un po' qua, che vedo dello sporco, un po' qua, cavolo. La ruota non ancora pulita. Cos'è che ci manca, ragazzi? Allora, ci manca la griglia davanti di nuovo e il paraurti. Paraurti. Ah, beh, è vero, il paraurti, cavolo. Che schifo. No.
Ciò mica fatto caso. Anche la targa un po'. Penso che faccia parte del paraurti la targa, no? Sì. Eh sì, perché non c'era scritto. Allora, paraurti 0 su 2, quindi dobbiamo pulire questo dietro e anche quello davanti. Aspettate, ho sbagliato. Ok, andiamo a pulire anche quello davanti. Spostiamo lo scalino, ce lo mettiamo qui. Sì, un po' sotto, un po' anche ai lati. Ok. E ragazzi, la griglia, giusto? Sì, l'abbiamo completato. La griglia comprese anche le luci, però. Vabbè, sì, che sta non è la griglia, ovviamente. Ok, perfetto, ragazzi. 99 pulito, cos'è che manca? Scusate. 48, il nostro budget era 50, cos'è che manca? 8, 4, 5, vediamo se ci hanno dato meno. Le borchie. Aspetta, sarebbero? Scusate, sono ignorante. Le borchie. Ah, ok. Ah, ok, perfetto. E cosa mancava, ragazzi? Obiettivo sbloccato. Tieni 5 stelle in modalità carriera. Festeggiamo. Evviva! Bene, dai ragazzi, ottimo gioco, cioè ci sta. Ma io ho detto, ma potevano mettere una scala? C'è la scala, ma non è utilizzabile. Vabbè. Niente ragazzi, questo era il gioco, molto molto figo, ti fa... insomma... Ti fa capire come lavare il furgone, se è la prima volta che lavi una macchina, questo gioco adatto. E basta. Questo nostro furgone è tutto lavato, tutto perfetto e niente. Apri il tablet per continuare. Ah, guardate ragazzi, mi mostra tipo il timelapse di quello che abbiamo fatto. Ah, quindi quello eravamo noi. Sì, ma potevano mettere lo scalino, no? Cioè, scusate. Pulisci il giardino. Ok, quindi ragazzi, niente, prossimo video sarà pulisci il giardino. Puliremo il giardino, qua c'è una zanzara che mi dà fastidio. Quindi puliremo il giardino. Ragazzi, niente, spero che questo video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo in un altro video. E bella! Ovviamente, ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi: lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e commentate. Ciao!